Yolanda Zip. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. In questo video andiamo a fare nuovi slime. Come vedrete dal titolo, vado a fare degli slime mai fatti prima. Nel senso, ovviamente per me, non ho mai fatto questi slime prima d'ora. E ora mi sono convinta perché sti cavoletti di Bruxelles, voglio provare a fare questi slime qua. Allora, io già negli scorsi giorni ho messo qui a fare gli Orbeez. Guardate quanto sono belli. Sentite. Allora, prendo la mia colla trasparente. Andiamo a mettere un pizzico di bicarbonato. E iniziamo a mescolare. Anche se è meglio diluire comunque il bicarbonato alla soluzione. Allora, io la mia soluzione è praticamente finita. Meno male che l'ho ordinata da Amazon, ragazzi. Proviamo anche con un pizzichino di acido borico. Subito, wow, ragazzi, subito l'ha addensato, incredibile. Oddio, subito si è addensato. Ok, meraviglioso. Va bene così. Io preferisco tenerlo un pochino più così, vedete. Adesso mettiamo all'interno i nostri Orbeez tutti colorati. Abbastanza difficile, ragazzi, farli incorporare alla colla. Li devo mettere prima. Wow, però, guardate che carini. All'interno li vado proprio a mettere dentro proprio lo slime, così. Così qua, se noi li andiamo a schiacciare, diventa tipo slushy. Diventa tipo uno slushy slime. E diventa ancora più bello lo slime. Cioè, ancora meraviglioso, ancora più bello, ancora più meraviglioso. Più meraviglioso non so se si possa dire, però non lo diciamo lo stesso. Si rompono, guardate. Oh. In realtà lo slime con gli Orbeez è veramente molto strano, perché le palline comunque possono fuggire dall'interno e quindi non restano totalmente all'interno dello slime. È solamente bello da vedere. Questo qua quando diventa trasparente è più che meraviglioso, è veramente stupendo. Però la colla in questo caso vedete com'è bella elastica. Che bello. Ok, questo è il nostro primo slime fatto appunto con gli Orbeez. Se l'andassimo a schiacciare, oddio, mi sta venendo questa idea malsana. Poi andiamo a provare, questo qua è il primo. Adesso io lo vado a chiudere dentro una scatola, poi magari dopo vado a fare un altro slime uguale, sia bianco, senza però, cioè, senza mettere gli Orbeez dentro. Io vado a schiacciare tutti gli Orbeez per farli diventare tipo uno slushy. Però questo qua adesso è venuto praticamente così, vedete che bello. E ho messo il mio slime qua, voi se lo slime lo fate riposare tipo un 4-5 giorni, vi diventerà totalmente trasparente e ci saranno gli Orbeez all'interno che si vedranno praticamente solo quelle, cioè si vedranno solo gli Orbeez colorati e sarà una cosa spettacolare, ragazzi, veramente bellissimo. Comunque, vedete che bello. Questo qua, se facevamo quello istantaneo, se volete vedere come si fa, basta che andate qua nella i delle info che ho usato questo metodo per fare lo slime, quello miele. Allora, adesso passiamo con il prossimo slime, che è il matte slime. Che cos'è? Praticamente uno slime con una consistenza plastica ma opaca. E lo andiamo a fare ovviamente con l'amido di mais, ce ne vorrà un bel po'. Quindi iniziamo. Per questo slime vi servirà della colla vinilica. Io vado ad usare sempre la stessa, lo sapete, che è quella della Scola. E vi serviranno semplicemente altri due ingredienti, ossia schiuma da barba e amido di mais. Allora, vado a mettere l'amido di mais all'interno, ce ne vorrà un bel po', penso un 3 cucchiai, e poi mi servirà la schiuma da barba per dargli una consistenza flaffosa. Adesso iniziamo a mescolare. Se volete potete mettere anche del colorante, cosa che andrò a fare io. Vedete che la consistenza è molto molto densa. Questa è la consistenza del nostro matte slime. Adesso si può andare ad aggiungere un pizzico di colore. Mi vado a mettere dell'acrilico. Ho comprato questo colore qua che mi piaceva veramente, questo verde smeraldo. Perfetto, guardate che bellissimo colore.
Adesso andiamo ad addensare con l'acido borico. Sempre gradualmente ne metto un pochino e inizio ad addensare. State attenti con questo slime quanto acido borico mettete, perché altrimenti risulterà troppo duro. Mettetelo gradualmente, se ne riuscite a mettere gradualmente il vostro slime, fate un buchino qua sul tappino dello slime, così lo riuscite a mettere gradualmente. Vedete? Piano piano, oppure lo versate nel tappino, così lo mettete goccia dopo goccia. È ancora abbastanza appiccicoso, però la consistenza c'è, ci siamo quasi. Allora, ragazzi, dopo aver mescolato, questa è la consistenza che dovreste ottenere dal vostro slime. Guardate che meraviglia! Guardate qua come cola. E se infine volete un risultato ancora più matte, potete aggiungere un altro pochino di amido di mais. Però non esagerate molto, perché altrimenti poi si indurisce troppo. Allora, ragazzi, prossimo slime che vado a fare è questo qua. Vedete questi? Ebbene sì, vado a fare lo slime con i pom 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 pom. Sì, l'ho visto girare su YouTube questo slime e quindi ho deciso di provarlo. Raga, mi sta finendo pure la colla. Cioè, ragazzi, veramente qua mi sta finendo la colla e che non va bene. Tutto ciò non va per niente bene. Sempre vado ad addensare, sempre il solito modo. No, ragazzi, è finita anche la soluzione. Ragazzi, sto finendo tutto, devo andare a fare una scorta di tutto. La soluzione già l'ho presa, devo andare a prendere la colla, se no è la fine per me. Penso che così vada bene. Allora, oh no, vado a mettere allora tutti i miei pompon all'interno, ci sono grandi e piccolini. Mamma mia, ragazzi! Cioè, è proprio una palla di pelo pomponosa, guardate. Allora, ragazzi, andiamo a fare un altro slime. Mi servirà poca colla, perché poca poca, così, perché voglio andare a mettere questi. È un po' creepy come cosa, però lo voglio andare a provare. Ok, adesso andiamo a versare gli occhi, prendiamo anche questi grandi. Ok, guardate qua, raga. Cioè, sentite anche? Ma è tipo la cosa più bella del mondo. Ok, questo è il nostro slime, che poi quando si va a fare trasparente, praticamente si vedranno tutti gli occhi all'interno e sarà veramente una cosa assurda. È lo sparkling slime. Praticamente andiamo a mettere la colla. Poi metto all'interno tutte queste paillette, tutte quante le vado a mettere. Wow! Adesso andiamo a mescolare. Wow, ragazzi! Cioè, no, raga, ma se non viene crunchy questo, quale dovrebbe venire crunchy? Non lo so. Vado a mettere anche due glitter come questi dentro, verdi. Adesso andiamo ad addensare. Semplicemente, raga, proprio semplice, semplice, easy, easy for easy proprio. Che bella! Cioè, che bello! Ragazzi, io amo e adoro da morire questi slime.
Cioè, veramente sono la vita. Ve lo giuro, sono proprio. Questi slime sono proprio la vita. Questi slime crunchy qua. La vita più assoluta. Adesso vado a fare uno slime normale. Ci mettiamo your beads ciacciati all'interno. Ringraziatemi perché avevo dimenticato di mettere play. Sono un geniaccio. Comunque, avevo fatto il mio slime e stavo iniziando a mettere tutti gli your beads cotti all'interno. Quindi prendete i vostri your beads e schiacciateli così e rompeteli totalmente, altrimenti non si rompono. Allora, ragazzi, eccoci qua. Guardate che bello! Proprio bellissimo, cioè ve lo giuro, rotti, sembra proprio lo slushy slime. Poi se li fate solamente di un colore, ancora meglio. Guardate qua, che meraviglia, bellissimo. Poi lo slime trasparente che mi era di, cioè che era un pochino duretto, che mi era venuto un pochino duretto, mettendo gli Orbeez che sono pieni d'acqua, si è ammorbidito in una maniera incredibile. Allora, questi sono tutti gli slime che abbiamo fatto insieme. Questo qua è quello là, super crunchy. L'unico slime che abbiamo fatto con la colla vinilica e somiglia non so a cosa, cioè veramente sembra una gomma da masticare. Guardate quanto è elastico. Guardate qua. Io lo amo da morire, anche questo mi piace un botto. Wow! Io vi consiglio di provare questo qua sicuramente che ha una consistenza meravigliosa. Se volete suggerirmi dei nuovi slime che non ho mai fatto le ricette, io sono molto felice di farli perché è arrivato il momento anche di fare slime che non ho mai fatto ricette. Se volete lasciate un bellissimo pollice in su, arriviamo almeno a 6.000 like per questo video, non chiedo tantissimo. Attivate la campanella per ricevere appunto le notifiche del mio canale. Vi mando un bacio, un abbraccio e noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14.30 con un nuovissimo video. Bye bye!